Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui a Good Morning Milano, sempre in diretta qui su Milano News. È martedì 29 di gennaio e come tutti i martedì parliamo di periferie, lo facciamo con Walter Cherubini. Buongiorno Walter, ben trovato, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati e buon sereno Si 2019 a riparte questo con il punto. 2019 anche con la Consulta Periferie Milano, che insomma fa sempre tante ricerche, tanto controllo del territorio e scopre anche cose spesso e insomma, ma voi andate in giro a cercare, a scoprite poi delle cose bellissime che sono successe Ma a Milano, io direi controllate, che contate tanto anche spesso e volentieri, no? contiamo perché bisogna documentare la realtà. Siamo un pochettino legati a quello che diceva Bonvesin dalla Riva nel 1288, quando scrisse un libro, Le meraviglie di Milano, perché diceva che gli stranieri non conoscono Milano e anche i milanesi dormono un po' il sonno e quindi nemmeno loro si accorgono di quante meraviglie ci sono a Milano. Diciamo che più che degli indagatori, la nostra è un'iniziativa operativa sul territorio. E quindi attraverso tutta una serie di iniziative che facciamo, una di quelle più significative, anche se noi non siamo operatori musicali, ma utilizziamo la musica per animare il territorio, attraverso la promozione in questi anni di oltre 700 concerti, abbiamo potuto esplorare, incontrare tantissime realtà, perché poi questi concerti non è che li facciamo esattamente sui territori, nei luoghi, nelle cascine, nelle associazioni, nei quartieri delle case popolari anche. Ecco, questo magari grazie anche a una disponibilità, per esempio, di oltre 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili in questi anni. Ormai abbiamo un consolidato anno appunto di 40 cori, il pacchetto, diciamo così, è di 52 che abbiamo proprio recentemente contato con l'iniziativa Cori Milano per le periferie. Ecco, quindi uniamo da una parte un'iniziativa che è quella nello spirito di Consulta Periferie Milano e delle 35 associazioni che formalmente la promuovono, e nello stesso tempo anche un tema della riflessione di che cosa sono le periferie. Perché se il tema delle periferie è all'ordine del giorno nel 2019 e non è stato ancora risolto, vuol dire che l'approccio metodologico anche che è stato utilizzato non è adeguato al tema, non è stato approfondito, non è stato studiato. Infatti, come consulta avete scritto un pezzo dove dite proprio periferie urbane, siamo ancora all'anno zero? Ma siamo all'anno zero perché è proprio un tema concettuale, non lo diciamo noi come Consulta Periferie Milano. In questi anni Consulta Periferie Milano è stata promossa nel settembre del 2005, quindi diciamo che adesso siamo nel 14° anno di attività. Abbiamo promosso circa 120 tra convegni, seminari, dove abbiamo incontrato numerosissime persone, tra l'altro anche docenti universitari che hanno scritto libri sulle periferie, quindi che hanno cercato anche di sistematizzare determinati concetti, perché se non c'è una sistematizzazione non c'è nemmeno una comprensione. Allora, per operare in maniera adeguata sul territorio, abbiamo appunto cercato di imparare dagli altri e a mettere a fattor comune questo studio, questo tentativo di sistematizzazione, ma nello stesso tempo di farlo incontrare con quella che è l'operatività di tutti i giorni. E allora si apre un grosso tema di che cosa sono le grandi città e quindi di che cosa sono anche nelle grandi città le periferie. Appunto, diciamo, quindi un 2019 che deve ripartire da certi punti, tra cui ad esempio mi viene in mente il punto, l'edilizia popolare. L'edilizia popolare è un punto abbastanza importante per le periferie, ce n'è tanta abbandonata anche, verrebbe da dire, sicuramente vuota ce n'è tantissima. Il tema spesso e volentieri viene posato politicamente per portare da una parte o dall'altra l'opinione pubblica, però sembra che veramente anche lì si intervenga poi poco. Ma è un tema che
che ha posto in evidenza Sergio Urbani, che è direttore generale della Fondazione Cariplo, in un recente convegno dello scorso giovedì che si è tenuto all'ISPI, l'Istituto Superiore di Politica Internazionale, dove sono intervenuti una serie di persone che sicuramente hanno dato il loro contributo. Cito Don Colmegna della Casa della Carità, l'architetto Boeri della Triennale, lo stesso Sergio Urbano, la dottoressa Bracco per la Fondazione Bracco, che tra l'altro dopo la promozione della prima conferenza nazionale sulle periferie urbane che si è svolta nel giugno scorso a Milano, nella prossima primavera ci sarà la seconda conferenza che si svolgerà a Palermo. Quindi diciamo tutta una serie di realtà abbastanza attenti. In particolare Fondazione Cariplo ha evidenziato questo tema dell'intervenire nell'abitato popolare. Perché l'abitato popolare, che siccome è patrimonio della città, questi 70.000 appartamenti di case popolari sono patrimonio della città, dal punto di vista teorico dovrebbero essere un po' il fiore all'occhiello della nostra città, che esprime una capacità di accoglienza, di dare abitazione a chi ha difficoltà. La realtà del patrimonio abitativo milanese, che è di queste 70, della città di Milano, che di queste 70.000 abitazioni ce ne sono 7.000 inutilizzate, 4.000 occupate abusivamente. Questo qui è il quadro della situazione. Adesso mettiamoci nei panni nostri, dire: ma se avessimo 7 appartamenti, che cosa faremmo se uno fosse occupato abusivamente, 2 inutilizzati? Ma soprattutto inutilizzati sono una cosa che lascia veramente esterrefatto. Allora, il tema esattamente dell'inutilizzato, perché poi si dice non ci sono case sufficienti, eccetera. No, c'è un inutilizzato, e questo vale anche per le aree commerciali, perché noi abbiamo a Milano quasi 3.000 aree, esercizi commerciali artigianali disponibili, di cui 900 sono inutilizzati. Allora noi abbiamo una grossa possibilità di rigenerazione urbana, perché gli spazi ce li abbiamo, perché la rigenerazione urbana passa attraverso la rigenerazione sociale. Se noi, come si continua a fare al di là delle dichiarazioni di principio, però poi nei fatti è così, continuiamo a concentrare in queste abitazioni, in queste quartieri, le persone che sono più disagiate, quelle che sono più deboli, quelle che hanno bisogno di una mano, e le mettiamo tutte lì, è chiaro che non si crea una dinamica sociale plurima dove uno aiuta l'altro anche nell'occasione, perché se tutti hanno bisogno di essere aiutati, così non ne usciamo. Se poi all'interno ci sono anche i trafficanti di abitazioni abusive, no? I vari racket, è chiaro che la bomba è scoppiata ormai da tempo. E anche gli interventi che si fanno, pensiamo ai contratti di quartiere dell'ultimo decennio, dove sono stati investiti come siamo messi con i quartieri? 200, insomma, se ne è parlato spesso. Se... 235 milioni di euro. C'è da dire che quando la Commissione Periferie della Camera dei Deputati è arrivata a Milano, è andata a visitare alcuni quartieri che sono il simbolo del degrado. Dove è andato? È andato al quartiere Mazzini, al Corvetto, e al quartiere Aller San Siro, appunto a San Siro, che guarda caso sono stati due quartieri dove sono stati fatti i contratti di quartiere, quindi dove sono stati investiti anche decine di milioni di euro, ma questo investimento non ha portato a un risanamento di quello che è il quartiere. Vuol dire che è stata un'iniziativa non adeguata. Se adesso noi pensiamo che con il nuovo piano periferie che ha individuato in particolare 5 quartieri, 5 aree, 5 quartieri dell'area milanese, si prevede un investimento di 296 milioni di euro. Se non si va a capire come mai i precedenti 235 milioni non hanno portato gli effetti sperati,
che speranza abbiamo che i 296 milioni che andremo a investire vadano a portare gli effetti sperati? Quindi c'è la necessità di un'analisi, di una verifica. Tu adesso parlavi di grandi cifre, di grandi mutazioni della città, sappiamo siamo di fronte a un Milano che è forse solo all'inizio del suo processo di mutamento dei prossimi anni, non so, sto pensando alla finalmente City Line, fra un paio d'anni sarà finito, ma ci sono gli scali ferroviari, c'è tutto nuove torri che arriveranno a riempire la città. Però spesso in realtà sono anche le piccole cose che possono cambiare. E so che c'è per esempio una ciclabile che porta con sé una storia per cui porterebbe quasi la soluzione con sé, ma in realtà poi... Ma c'è un tema allora sulle periferie. Le periferie sono, ci sono in tutto il mondo. Il convegno appunto dell'ISPI di giovedì scorso è stato ribadito abbastanza chiaramente. Dopodiché c'è anche da dire che le periferie, a seconda dei casi, vengono, la parola periferie viene utilizzata con accezioni diverse. Il MIT di Boston ne ha conteggiati circa 200 di questi modi di intendere periferie, ha commentato anche talvolta contraddittori. Allora è chiaro che nel momento in cui ci sono 200 accezioni del termine periferia, non è sempre semplice focalizzare la questione. Allora, come anche il convegno ha fatto, ci focalizziamo sulla questione delle periferie urbane, quindi non sono le periferie esistenziali, non sono le periferie sociali, anche se è chiaro che poi tutte queste cose si intrecciano, ma il focus lo puntiamo sulle periferie urbane, cioè non le periferie del mondo, quelle lontane, quelle più disagiate, l'Africa piuttosto che da altre parti, ammettendo che l'Europa invece non sia periferia. Infatti, no? Allora individuiamo la periferia. La periferia, parliamo di una grande città. Di una grande città che è diversa e anche nella medesima città, anche Milano, ha delle periferie che sono diverse l'una dall'altra. Ce ne sono di belle, di brutte e quant'altro. Qual è l'elemento però comune a tutte queste periferie secondo il libro bianco della Commissione Europea del 2001? È esattamente il tema della struttura amministrativa, che è uno dei temi che sono stati posti appunto al convegno di giovedì scorso, ma che è rimasta senza risposta. La domanda è stata lanciata, però poi nessuno ha raccolto questo, diciamo così, testimone e ha cercato di svolgere il tema. Perché sta qui il punto. E la domanda: una città come Milano è organizzata amministrativamente secondo le proprie regole, secondo le proprie i processi burocratici e quant'altro, ad affrontare i temi delle periferie? Sì o no? E in quanto? Perché se non è attrezzata, vuol dire che il tema delle periferie non lo riusciamo ad affrontare, non dico a risolvere, ma nemmeno affrontare. Allora, un paio di settimane fa, anzi meno, una decina di giorni fa, c'era una significativa lettera sulla Repubblica. Piero Colaprico rispondeva a un lettore che diceva: sentite, qui c'è un problema di ciclabilità. Ho visto prima, infatti, no. C'è un problema di vederlo, grazie Marco. Di ciclabilità sul Valcavia Bus, per mettere in sicurezza tutti quelli che passano in bicicletta, basterebbe fare una piccola cosa, tutto sommato, e cioè eliminare 10 posti auto, perché così si metterebbe un pochettino in sicurezza tutto. Però è da 2 anni che sollecito l'assessorato alla mobilità, l'assessore alla partita, però senza risposta. Colaprico ha risposto: Milano è in una fase di grandi trasformazioni e quindi c'è il tema, dicevamo, degli scali ferroviari, c'è il tema dei trasporti, la metropolitana 4, ed è chiaro che il tema del cavalcavia bus e della ciclabile. E dove va meglio tutta questa cosa qui? Va sulla scrivania dell'assessore Granelli. Allora, va sulla scrivania dell'assessore Granelli e rimane lì, perché tutte le altre cose, se prendiamo solamente la metropolitana 4, l'area B e quant'altro, rimangono che cosa? Rimangono dei temi prioritari, e quindi il tema del cavalcavia. Allora, questo è esattamente la questione, che se noi continuiamo ad avere un'amministrazione che è
centralistica e centralizzata, i temi meno importanti, tra virgolette, ma di quotidiana gestione, vivi, diciamo, rimangono irrisolti. Certo, ma perché? Ma perché un assessore del più importante comune d'Italia, come è Milano, no? Mettiamoci pure Roma o qualcun altro, però insomma... è chiaro che non può affrontare tutti, è umanamente impossibile, questo è stato dichiarato da tutti e questo vale per tutti gli assessorati, non solamente per questo. Allora bisogna cambiare l'organizzazione. Ma le strutture dei municipi come sono adesso sarebbero in grado di fare questo? Allora, hanno la capacità organizzativa? Allora, innanzitutto noi dobbiamo avere uno schema di come sono organizzati i municipi, sì, certamente, esempio, e come potrebbero essere anche organizzati. Andiamo a sinistra come adesso e a destra come potrebbe essere. Esattamente. Okay. Allora, il tema è esattamente questo. E cioè, se noi ci poniamo della serie, ma adesso siamo in grado di... Ma è chiaro che oggi non siamo in grado di... Ma noi dobbiamo dire, oggi abbiamo gli elementi per poter essere in grado? Allora la risposta è sì, perché noi nei municipi abbiamo una struttura amministrativa, abbiamo una struttura politica, abbiamo gli assessori che con il nuovo regolamento dei municipi dovrebbero avere il ruolo da assessore riportato sul territorio. Ma soprattutto c'è una cosa, lo vedevamo in quella immagine che è passata prima. Sì, sì, vediamola pure. Com'è l'organizzazione del Comune di Milano, ma generalmente anche della burocrazia? Viaggia, diciamo così, a canne d'organo. Ok. Dove un settore non parla con l'altro. Vengo da un recente incontro al Casoretto, dove nella sostanza è stato detto siamo riusciti a far parlare due assessori. Ma dovrebbe essere... La notizia era quella. No. Ci dovrebbe essere normale... Va bene, è una cosa importante per chi l'ha fatta, ma dovrebbe essere la normalità. Sì, sì, sì. Allora, funziona così, funziona a canne d'organo, dove ciascuno ha la propria competenza e andando avanti con la competenza, diciamo che la logica della competenza che bisogna pur avere non è adeguata ad affrontare dei temi che sono multidisciplinari, come è la periferia. Allora, qual è l'ente amministrativo che oggi ha uno sguardo, almeno dal punto di vista concettuale e teorico, su tutta una zona? È esattamente il municipio. All'interno del municipio operano anche tantissime funzioni comunali, decine di funzioni comunali, che però sul territorio non si parlano tra di loro, perché l'organizzazione, come abbiamo visto, è a canne d'organo. Allora, la soluzione per certi aspetti non è proprio così impossibile, è già stata anche attuata in quelle che sono le organizzazioni d'impresa, perché poi bisogna imparare anche dagli altri tipi di organizzazione e non essere autoreferenziali, perché se ho un'organizzazione che non funziona, posso dire anche che questa è la mia organizzazione, però bisogna vedere se risponde a quelle che sono le esigenze. Però Walter, è davvero sconcertante pensare che, cioè, questo discorso lo facciamo praticamente dal 74, quando sono stati fatti i primi consigli di zona, così erano? Consigli di zona sono stati istituiti nel 68 e attuati nel 69. 69. E abbiamo due o tre regolamenti, poi hanno cambiato il nome e non, quindi quello che dico, non c'entra il colore politico, non c'entra la politica, cioè, o meglio, non c'entra i politici vari, perché sono passati quelli bravi, quelli meno bravi, quelli capaci, quelli meno capaci, sono passati quelli illuminati, quelli meno illuminati, cioè è passato di chiunque, ma non siamo riusciti a trovare poi come dare veramente questi poteri a questi municipi. Ma è proprio su il tema su che cosa stiamo discutendo, perché se le periferie e quindi la città, perché giustamente l'assessore Rabaiotti nel convegno appunto del 26, lo cito perché è un pochettino uno snodo di inizio d'anno, sì, è abbastanza significativo, ha detto molto semplicemente: dove c'è città c'è periferia, dove c'è periferia c'è città. Okay. Sicuramente non c'è periferia in un piccolo comune, ha altre dinamiche. Sì, sì, sì. Anche se delle volte i comuni esterni a Milano vengono definiti come periferia. Sì. No, non è è sbagliato definirli concettualmente come periferia, perché loro hanno per esempio un elemento che non li rende periferici, cioè la loro amministrazione.
Il comune di Bresso ha la sua amministrazione vicina al territorio, il comune di Settimo Milanese idem, e invece infatti spesso viene fatto questo per le frazioni, invece che si sentono a volte periferie perché si sentono lontane dalla centralità del perfetto comune, però parliamo nonostante di, piccolo e che per sia. Quello che parliamo all'interno di queste 200 accezioni di periferie urbane. Periferie urbane appunto che sono, cioè c'è anche da imparare da altri. Ho qui un testo di Agostino Petrillo, un docente del Politecnico, sì. Periferia in pensare diversamente alla periferia, dove cerca di guardare, questo è un testo del 2013 mm-hmm. tra l'altro, dove cerca di dare uno sguardo d'insieme piuttosto attento alle cose, capire anche qual è il motivo per cui questo tema delle periferie è ricorrente ma non si risolve. Nello stesso tempo abbiamo la possibilità di risolverlo. Allora, ci sono delle iniziative. Ho qui un altro testo, il governo della città complessa. Questo qui invece è un testo del 2018. Già però, insomma, il titolo qui è già più complicato. Cioè, già dice che è complessa la situazione. Verso una nuova formazione. Cioè, il tema è che la struttura burocratica, perché c'è una sedimentazione politico-burocratica all'interno delle città. E quindi ciascuno è legato alle proprie parcellizzazioni, alle proprie competenze, al proprio settore, ma non si guarda invece quello che è l'evolversi della vicenda cittadina. Quindi noi abbiamo la stessa struttura per certi aspetti e mentalità che aveva la Milano di metà 800, quando il comune di Milano era grande 9 km quadrati e quindi c'era un certo tipo di organizzazione di competenza. Ricordiamo che oggi i chilometri quadrati sono diventati nel frattempo 182, okay. No? Da 9 a 182. Di cui gli scali ferroviari, che vengono molto enfatizzati e sicuramente hanno una loro importanza, però pesano 1,2 km quadrati. Allora, noi abbiamo il nuovo skyline di Milano con Porta Nuova, sicuramente, e anche City Life. Però dobbiamo chiederci, questa cosa che sta diventando attrattiva, anche turisticamente parlando, che impatto ha su Niguarda, su Corvetto, infatti, su Quarto adesso Giaro, siamo quasi in chiusura, volevo farti due domande poi anche su scuole di periferie e tutto. Prima di salutare però c'è anche un'altra variabile che sta per arrivare, la possibile Milano Olimpica. Allora lì però già ad esempio delle piccole cose, so che in periferia, cioè Santa Giulia dovrebbe diventare un po' il centro della Milano Olimpica. Allora, anche qui vediamo un attimino di stabilire il concetto. Mi tira via subito l'entusiasmo per la periferia protagonista. Ma no, perché noi dobbiamo entrare un pochettino nella in una logica giusto, attenta. Giusto. Allora, benissimo, è l'occasione per arricchire di impianti sportivi la città. Impianti sportivi non li possiamo certo fare in Piazza Duomo. Perfetto. Su quello non c'è alcun dubbio. Allora, dov'è che si fanno? Dove ci sono delle disponibilità. E quindi associamo l'utile al dilettevole. Però attenzione, guardiamo un attimino alla realtà sportiva degli impianti milanesi, perché appunto altrimenti noi abbiamo Porta Nuova con il nuovo skyline, però l'impatto che ha sui rimanenti quartieri della città è sostanzialmente zero, poca cosa, rimangono come sono. Allora, vengono fatti, è l'occasione per andare a vedere qual è l'aiuto che possiamo dare allo sport di base, alle federazioni. Nel momento in cui, per esempio, diciamo che ci sono poche strutture sportive, poche palestre per svolgere l'attività agonistica di pallavolo e pallacanestro che interessa circa 8.000 nostri giovani ragazzi, non stiamo parlando della Serie A, stiamo parlando dell'agonismo normale. Ecco, noi dobbiamo pensare che vengono fatte delle nuove scuole dal Comune di Milano e nuove palestre, solamente che queste palestre, per regole antiche e mai rinnovate, no, continuano a costruire palestre che non sono in grado di far svolgere l'attività agonistica ai nostri ragazzi. E sono già, è da fine 2016 che continuiamo a ribadire questa cosa. Però
c'è tutto un intrecciarsi di vicende burocratiche e quant'altro, realtà che non si parlano. Il risultato è che noi continuiamo a fare anche le nuove palestre, abbiamo anche avuto un recente approfondimento sul tema, con le regole vecchie e quindi con le federazioni. Parliamo a Milano di 90 società sportive, quindi un numero molto esteso su tutto il territorio, che potrebbe avere degli impianti sportivi. Allora, guardarlo dal punto di vista periferico per noi vuol dire questo, vuol dire accogliere quelle che sono le opportunità, ma avere uno sguardo sui 360 gradi della città, in particolare. Anche perché poi succedono quelle cose strane, come appunto, non so, la squadra di football americano di Milano che va a giocare a Pero, oppure la squadra di baseball che va a giocare ad Arese, insomma, queste cose per cui poi le squadre lasciano la città, che insomma invece è un... Insomma, Milano poi è un perché marchio. Poi, perché poi quello che frega un pochettino i vari processi, il diavolo sta nei particolari. Sì. E quindi nei dettagli, ma qui non si può fare. Siamo tutti d'accordo a fare una certa cosa, però qui non si può fare. Era come il centro per all'Ale San Siro che doveva essere fatto all'interno delle case popolari, c'è una base d'utenza molto ampia, perché le persone che hanno difficoltà psichiche sono concentrate molto spesso nelle case popolari. Allora lì c'era uno spazio molto grande, ok, siamo tutti d'accordo, chi ristruttura, chi gestisce e quant'altro, però salta fuori un problema di affittanza e quindi chi è che paga l'affitto, e alla fine si è persa l'occasione. Adesso stanno prendendo l'affitto per quello spazio lì, no? Vuol dire che determinate regole, determinate logiche di competenza non sono adeguate. Quando è vero e quando è... Quindi è molto importante, per esempio, l'iniziativa che sta facendo la Fondazione Dio Guardi, tra l'altro con alcune università. Qui abbiamo un testo, il governo delle città e delle sue periferie. Perché se noi non ci attrezziamo, anche dal punto di vista dei livelli universitari, accademici, a formare delle persone che abbiano uno sguardo complessivo sulla città, e quindi possono anche essere inseriti nelle amministrazioni comunali, non cambiamo logica. Il problema è quello di cambiare logica. Noi continuiamo a avere una logica che guarda le cose con modalità che non sono adeguate al tema. E mi leggo allo sport e anche all'utilizzazione poi di quello che verrà fatto, perché per esempio noi abbiamo fatto, per diciamo l'ultimo evento sportivo mondiale che ha avuto Milano, sono stati appunto i mondiali di calcio del 1990. Non abbiamo rifatto lo stadio, no? L'abbiamo adeguato in maniera significativa, però lo stadio è rimasto lì. Nello stesso tempo però abbiamo fatto anche delle strutture, per motivi vari, di contorno, che erano i parcheggi per accogliere e ospitare i tifosi. Ancora lì col primo giorno. Bene, questi parcheggi, al di là di quanto siano stati utilizzati o meno nel 1990, alcuni neanche, sono costati l'ira di Dio, dobbiamo dire, ma nello stesso tempo non sono stati mai utilizzati. L'esempio più significativo è il parcheggio di Via Novara, cosiddetto di Trenno, anche se si trova a qualche centinaio di metro dal borgo di Figino, e quindi non sappiamo perché sia stato denominato Trenno, che invece è ben più distante, però lasciamo perdere. È stato completamente ristrutturato in occasione dell'Expo, per funzionare sempre, a 1500 posti, ha fatto la sua funzione nel periodo dell'Expo, e quindi dal 1 di maggio al 31 di ottobre del 2015, bene, da allora è costantemente custodito, illuminato e inutilizzato. Quando noi abbiamo, in particolare oltre le partite, ma anche tutto il tema dei concerti, dove abbiamo persone che vengono da tutta Italia, perché non si possa riattivare questa che cosa, li vediamo intorno al quartiere dello stadio, che cercano disperatamente un posto dove parcheggiare o cose di questo genere. Uno potrebbe dire: venite anche con i mezzi pubblici, per carità, può essere anche una possibilità. Però lì c'è l'uscita tangenziale, tutti quelli che vengono da fuori. Però, però quello che vogliamo dire è che non è che non ci siano i parcheggi ci sono, solamente che non vengono utilizzati. Questo è il tema. E da 3 anni pagati e custoditi. Questo è il tema. Ma allora chi se ne deve fare carico? Probabilmente, se questo tema qui passa all'assessore Granelli,
va bene, impegnato con la M4 i lavori, il parcheggio dice va bene, non è una priorità, dovrebbe essere e deve essere la priorità del presidente del municipio 7, sì. Perché altrimenti che cosa ci sta a fare il presidente del municipio 7? Cioè, se il presidente del municipio 7 ha il potere di dire la sua ma non di eseguirla, è chiaro che a questo punto vale qualsiasi altro comitato e non costa nemmeno la retribuzione mensile che prende. Cioè, è questo proprio. Quindi noi abbiamo, ritorniamo a Bovesin dalla Riva, abbiamo tante ricchezze, non le conosciamo, e abbiamo un'organizzazione, come anche ribadito da Sandro Balducci appunto sul governo della città complessa, abbiamo una struttura amministrativo-burocratica che non è adeguata ai temi, e quindi proprio per questo che all'interno dell'università si sta lanciando la City School. Perfetto, allora siamo in chiusura. City School ne parleremo nelle prossime puntate, che è un bene interessante. Di scuola sempre si parla, però, e parliamo di scuole di periferie. Adesso riparte. Sì, no? Abbiamo avuto 24 lezioni nel 2018, contiamo di metterne a fattor comune un altro altrettante anche quest'anno. È il tema e l'occasione per approfondire e mettere intorno a un tavolo delle realtà diverse, e cioè gli amministratori comunali cittadini, gli amministratori comunali, diciamo, zonali, municipali, l'associazionismo, chi fa iniziative, in maniera tale che si metta sul campo quelle che sono quello che è l'essere, l'agire, no? E trovare anche le soluzioni perché questo possa essere favorito. Altrimenti si fa abbastanza alla svelta a dire cittadini impegnatevi, dopodiché uno appena fa qualcosa gli si dice vabbè, ma l'occupazione di suolo pubblico, cioè ci sono una serie di regolette che loro dice scusate, me vado in vacanza al mare. Infatti è un altro bel ragionamento che so che avevate già affrontato anche con le lezioni appunto sulla burocrazia e su come le regole ci sono, vanno rispettate, ma forse a volte basterebbe cambiarle. No, esattamente, devono essere adeguate, per cui ripeto, il governo della città e delle sue periferie è uno dei temi fondamentali, se non si entra nell'analisi di questo non si può fare. Da questo punto di vista c'era anche il test riguardo per le periferie, quello che continua, era stato appunto, avanti. Ma questo qui soffre, cioè continua avanti da parte vostra forse più che del comune. Allora, per noi è un punto irrinunciabile il test riguardo alle periferie nel momento in cui è stato lanciato, proposto da Confcommercio, sì, e raccolto dal sindaco Sala, ha detto bene, scegliamo riguardo come un test che possa poi valere per tutte le periferie, perché se fosse un test che riguarda Niguarda va bene, sono i niguardesi che hanno più idea di che cosa ci deve essere a Niguarda, e qui sicuramente l'occasione del test ha messo in moto per esempio il comitato di quartiere di Niguarda, che non si fa perdere la benché minima occasione per cercare di strappare qualcosa rispetto alle esigenze del quartiere, e questo è un dato positivo. Però visto alla luce della città, del risvolto che doveva avere per la città, ci sembra un pochettino che segni il passo. Noi sicuramente da parte nostra cercheremo di ravvivarlo, perché se non si entra nell'analisi concreta degli aspetti burocratici, amministrativi, di chi fa che cosa, e non si mette proprio, non lo si processa, non lo si mette in linea uno dietro l'altro, poi si fanno delle cose, ma anche i parcheggi sono stati fatti, peccato che poi non vengano utilizzati, più chiaro di così. Perfetto, allora Walter, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi, ci vediamo martedì prossimo, so che hai già una lista di compagni di viaggio che vuoi portarti dietro. Compagni di viaggio perché esattamente esprimono quella che è la realtà. Quindi avremo come al solito grandi e interessanti testimonianze da quelle che sono le periferie di Milano, insomma tutte le varie realtà che Consulta le Periferie Milano incontra e conta sulle nostre periferie. Grazie mille Walter, allora ci vediamo martedì prossimo. Grazie a voi, grazie a tutti, e impariamo le periferie perché non sono un tema scontato, anzi. Perfetto, grazie mille a Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito da casa.